Ma come ti scafo? Come il cabaret si scrive? Si scrive cabaret, ignorante. Piccinese, io non è che sono capitato che dai con te. Panza stasera deve fare uno spettacolo di cabaret. Panza? Sì, niente. Allora andiamo a fare. Se cabaret, allora sì. Secondo te che ti pregamo e stava a fare da me a te? Caffo, che ce ne frega, no? Tu ad asci stasera. Manco muerza. E manchi, ma asci stasera. Tuffiamoci nel sapere, va? Tuffiamoci, va, tuffiamoci. Biglietti poltrona, poltronissima, seggia sdraie, scagnette, Christian Chertatender. Acquistate il biglietto per vedere all'opera il grande Salatino. Caffo, ma tu sei venuto per fregare la trisa di un povero disgraziato come a noi. Occasione storica, Cafone, quando mai ci ricapita più? 20 euro, solo 20 euro, a noi, per vedere all'opera il grande Salatino. 20 euro? Ma tu matto sei, oh! Ma c'è da avere, per vedere a cuta panza. Oh, un artista, e quando vuoi te un artista? Avessi a Yesid che avessi da noi, è vero, Cafone? Mi sposo in piedi le tue parole. Ci siete brutti, però quando un cristiano stai male, voglio essere stato un priscio, facciamo di classe al secchio, oh, 20 euro. Oh, chef, non insiste, cambia aria. Non si capisce che io non vengo a dare 20 euro, poi vedi a cosa sto, d'embriaco, dè. Sì, proprio senza... Vabbè, so capito, ve li regalo io, dopo. Oh, questo è ragionare, è vero, Cafò? Oh, ragionare, c'è scienzi, ma che spaga chi, possiamo d'accordo, Addirittura pagare. Sì, addirittura, prendere o lasciare, non per dirti. E quanti hai te per me? 30 euro. 30 euro? 20 euro almeno che dei. Senti, Cafò, o mi dai 30 euro, se tu mi discorsi non ti parlo più. Ma ci si trova. Guarda, e ci è, Giuda. Awa, awa, 30 denari, awa, awa. Oh. E chi è? Bravo, awa. E finisce che ti sono fatto con un prezzo. Ah, plus. Usi almeno l'orario, ci ori, È molto, se volete mannaggia, ci ori, Alle 10. Alle 10, non si può fare tutto. No, alle 10 lui è pronto. Alle 10, vabbè, vedremo alle 10, Awa, no, piccere. Oh, piccia a fuoco. Chi è? E me, un biglietto assoluto, te. E conserva, tra sé. I soldi. Pur tu vuoi spagati, mi aspetta. Ma ci sono più feste codi. E ci è. The Passion, giù da due. Awa, siete proprio, allora, siete brutti, siete però, Piscini, che bella, se no. La vita nostra è fantastica. Tempo tu tranquillo, quello fatene bene e gli porto pure tre. Mio caro, tuffiamoci nel sapere. Tanto, chi lo deve sapere? Cascione. Comando, Dio mio. Scusami, io quando faccio la massa per la pizza, a me viene sempre dura. Cioè, non è morbida, bel soffice, espansa, ma c'è un segreto. Certo che c'è un segreto. Stai. Però io te lo dico, ma non si ce ne esce un. Lo dico per rispetto a te e alle persone. Che quello è come un segreto della Coca-Cola, sai che tutti vogliono riuscire, ma nessuno ci riesce. Neanche mia moglie lo saprà. Vabbè, mi fido di te, eh. Vuoi scherzare? Dai. Carta e penna. Carta e penna, modo. Ascolta. Lo vede? Oh, sì. C'è un'urgenza. Bisogna fare una lavanda gastrica a una signora. Oh, adesso chiama. Aspetta fuori. Dai, forza, me! Scusi, dai. Allora, prima di tutto, gli ingredienti. Farina 00. Farina 00. Sì. Poi ci sta olio d'oliva extravergine. Non avevo dubbi. Lievito di birra. Birra. Sale. Sale. Acqua. L'acqua però, non l'acqua fredda. L'acqua è tiepida, sennò la farina si nervosisce. Ha un'anima. E certo, si nervosa. Soffre. Basta così. Poi, piano piano inizia a fare la conchiglietta. Ti ricordi quando andavamo a fare il castello di sabbia alla spiaggia? Quando l'ho fatto, una volta faccio un castello di sveglia. Vabbè. Dopodiché, una volta che hai fatto la cosa, cominci a fare le conchigliette. Gli devi sciogliere dentro il lievito di birra, con l'acqua calda, sempre. E piano piano cominci a mettere. Dopodiché gli devi sciogliere il sale grosso. Ah, io mettevo il fino, ma. Ecco, Dio segreto. E chiena comincia a girare. L'importante deve essere anche la mano. La mano è scalda. La signora sta male, la faccio entrare. Oh, la signora, scusa, ma mica ci siamo solo noi. Ci sono altri ospedali. C'è sala d'ospedale. Mo, ti chiamo tu. Madonna, me, e ci cogli, in ossessione. Scusalo, dai. La mano è scalda. Calda perché deve essere come la mano di quando eri fidanzato, che hai trovato per la prima volta la tua donna. Ti piace? Madonna, voglio, questo è eccitante. Benissimo. Poi la mano deve essere nello stesso tempo dura e dolce.
Liscio e boss. Liscio e boss. La devi trattare, la devi trattare. La da gramenè, e la da gramenè. Quel graminarmi mi sta facendo proprio... Babbo, la da ravaldè, e a chi è la da gramenè. Finché non voglio togliere tutto quello che c'è, la grum di farina, di cose. Graminando tutto quello che grum. Fino a che, sono morale della favola, della da sandia elastica, attaccata a te, come se sei innamorato. Diomede, oh, la signora sta chiamando i carabinieri. Sì, non sapevo che i carabinieri si erano attrezzati per fare la lavanda gastrica. Oh, ma aspettate, non si capì, aspetta. Madonna, beh. Scusa, dicevo, c'è una signora che dice che si mette una presa di zucchero. Folklore. Sono le variazioni sul tempo, ce ne metto una mezza così. Scusa. Una volta che si è fatta la bella masca, che mi zetta io sono tondeggiante, ce faccio? Un bel pezzo di strofinaccio, di cotone. Puro cotone, ce l'ho, puro ce l'ho. Chiamila a me. Un vernice. Con quel gesto? Sì. La becchi con delicatezza e la bucio sopra. Dopodiché, ci faccio una bella croce sopra, di buon auspicio. La croce, importante, vuoi scherzare, croce, sì. La camu. La picchio sempre con delicatezza, perciò da pensare che è uomo morto. E la devi mettere in un luogo caldo. Uomo morto. In un luogo caldo. Dopo 3 ore, ci vediamo. Tre ore? Dopo un'ora e 3 ore. La va a crescere. La va a crescere. Dopo che si gramna. Dio me, ti sono detto no. A me? Perché stiamo parlando di tu? Tutto a posto. Assolutamente. Vado. Ti ringrazio. Ciao, Dio me. Grazie tante. E gramnish. Dio me, è la signora. E falla entrare. Dai, madonna, tutta sta fretta avete. Ma ci è, signora, sacco. Madonna, che mondo, schizzato. Si stava meglio prima. Bello, tutto calmo. Tutti sti schizzi. E non drazzi. Questa vuole proprio la guerra. Non cede un passo. Qui, Giorgio, clone, qui. Ho quello che fa per te. Cos'hai, una pistola? No, c'ho pistola. C'ho un biglietto. Biglietto di cosa? Dalla lotteria? No. Spettacolo di cabaret. Matte risate, dalle gare. Assambesso per l'it, dalle rasate. Ma fai moniare, Picciofo. Ma se non è, stai giù d'umore? Stai abbattuto? E cuccio, Paolo. Spettacolo di cabaret. La rasata, a masganascià, le din. Se ne è venuta la rasata. Picciofo, ti prego, davvero, abbi pazienza. Non è cosa. Dai, se vedi che stai abbattuto, hai bisogno di espatriare. Voglio? Sì, allora se vuoi farmi espatriare, non è questo il biglietto che mi devi offrire. E che biglietto? Biglietto aereo per un'isola, per una destinazione esotica. Vabbè, dopo lo spettacolo di domani, a dove c'è? Honolulu, non ci sono mai stato, agli Hawaii. A te, c'è la Polinia? Lascia stare, dai. Tagliamo la testa alla topa, sono capito, vai. Va bene. Alla femme du top, capito? Va bene. Non comprendo. Te lo offro io, c'è mani, c'è? Ok, dammi il biglietto, però non ti assicuro che ci sarò. No, davvero, vale la pena, scusami. Proprio, ti devo dare dei soldi? A me? Ma che scherzi, ma... Lo spettacolo di Salatino. Ah. Panza. Si chiama Salatino adesso. Ah, Salatino. Cabarezza. Sì. Va aiutato, Cristiano, sta male. A me, allora. E a me chi mi aiuta? Aiutati, che la Madonna aiuto. Allora. Sì, ma me. Ah, Picciofoco. Oui. Vieni anche la mia ex moglie. Oh, giudice brutto, clone, mia ex moglie. Avete fatto il piccinino, zii, mia ex moglie. Avete fatto l'amore. Vi sono visti, non la fendendo, ma c'è la fendendo la vir. Avete cambiato una cifra, però. Arrivata a questo punto, ex, è brutto, non mi piace, Gio, non lo so se viene. Cioè non vuole assai, capace che è vero pure, Beh, vedi di venire, dai. Dicono che in un paese di ciechi quello ad un occhio fa il re. A Bari non è così. A Bari quello ad un occhio fa il sindaco. Madonna, c'è battuto, fate qua, se ne cadono tutte, arriti come la mazza si torceranno. Bella, che questa battuta è bellissima. Qui, Pazzè. Ehi, stai provando? Sì, tutto a posto. A posto? Insomma, un po' la memoria labile, sai, qualche battutina. Normale. E tu che dici? Vabbè, tutto a posto, stai sicuro. Che hai fatto? Cos'è? La prevendita? Ma accida successo. Sì. Un assalto alla dirigenza. Pareva delle ombre rosse. Iso per la dirigenza. Kid Red che vuole il biglietto. Sì. Ma accida successo. Ma davvero? Allora mi vogliono bene questi, veramente? Ma forte, come? Da scherzo. Madonna. Non è rimasto uno. Chi? Me l'hanno strappato da mezzo alla mano il biglietto. Chi? Come la sei? Tutta da manè. Ma è lo spettacolo di panza. Da mamma il biglietto. E io, calma, là, io. Ad Angela Scaffa, che mi hanno strappato il piccolo calzo. Perché il biglietto di un spettacolo. Ma è dove la mamma, Cristiano? Ma è la mamma, la manzacca è. Sold out.
Bellissimo. Beh, sta andando bene, poi vedo che c'è richiesta. Sono contento. Tu continui, provo, ma mi fa un altro giro? Sì, sto provando. Perché tu sei qualche due che sta mi sa chiange. Sì. Che non ha avuto il biglietto tuo, sono a chiange che sento giardino, von facendo come la matta. Ripetiamo. Facciamo la replica. Doppia replica? Sì. No, nulla la prima, ma spacca, io non vale la pena. Tutto dalla prima dipende. Sì, sì, sì. Beh, faccio un altro giro, poi. Ok. Tu prova, che deve essere. Sto provando, chi sei, scherzo. Vai. Vai, Salatino. Bene, allora. Madonna, che so, è sforzo. Le elezioni si vincono sempre al centro. E mai nessuno pensa alle periferie. Oh no! Questo è forte, però! Questo me la sono. Madonna, che se mi piace! Me la devo appuntare questa. E mai nessuno pensa alle periferie. Lo Russo, puoi cercare di soffrire senza fare tutto sto casino? Perché? Che cosa fa? Che rumori faccio, dottore? Tutto. Ma che c'è? No, quelle sono le fitte, dottore, le fitte della ferita, mi fa, ma mi duole. Tutte ce le dobbiamo sentire queste fitte? Non possiamo fare una fitta sì e una fitta no? Ma ci provo, vediamo. Bravo, si applichi. Bonjour, bonjour, bonjour. Picciafò, c'è buongiorno e buongiorno. Qua stiamo chiudendo, picciafò. Quando tutto intorno a te il mondo è triste, è meglio farsi due risate, guagnù. C'è niente da ridere qua, picciafò. Ecco, ancora una cita, ancora un picciafò. Come fa la cena, ancora? Siamo in due a chiedercelo, picciafò. Ok, che cos'è che vuoi di me? Una possibilità di svago, anzi, di sfogo. Dogni? Più di più, di più. Dai, dai. Di più. Che cosa? Panza. No. Diciamo, ma lo scemo, sì. Debutta stasera, anteprima mondiale, guagnù. Nuovo spettacolo cabaret del noto comico internazionale Nicola Panza, alias Salatino. Vabbè, diciamo, qua dobbiamo fare cose serie, dobbiamo tornare a lavorare, è piacere, eh. Ma forza, capi. Io sapevo che fornevi taxi, forse. Quanti viate per il mio spettacolo? 4 miliardi ce li hai? No, 30 euro per tutto, di chi non. E cominciamo da quelli, eh? Allora, uno a te. Sì. Uno a te. Guagnù, alle 9 puntuale che me, Zè, mi raccomando. Puntuali siamo. Benissimo. 30, 30, ma dottore. Posto. Sì, sì, sì. 30, lo Russo. Grazie, sai. Certo che mi sta convenendo a fare il manager a me, Zè. È belli, è bella, Zè. Non mi sto cadacchi al conto, però che belli, ai! Bravo, vince fuoco, bravo. Annegge. Bella idea questa cosa, eh? Bella, sì. Questi li tengo io, non si preoccupare. Pubblicità. È finita la pubblicità. Francesca, domani ricoveriamo la signora Lombardi, te lo ricordi? Sì, Jennifer, ma io domani non ci sono. E vabbè, come si fa adesso? Niente, quando arriva la signora le fate fare tutti gli esami, le date il letto. Qual è il problema? Ci devo essere per forza io, scusa? No, assolutamente no. È vero, madreperla? Sì, la ricoverò io. E dove te ne stai andando ultimamente, la Frusquaman? Fatti miei, Jennifer. Fatti tuoi. È vero questo garzone che gira intorno a te? C'è un altro? Jennifer, i fatti tuoi tu non te li fai mai, vero? No, se uno mi dice fatele fatte tu, io mi faccio le fatte me. Non ci sta niente da fare, sempre in mezzo, un 13. Quella, hop, tre piccioni con una fava. Giovanni, non è aria in questo momento, dai, su. Ma c'è così, l'Iraq, tutto aggazzato, nervoso. Oh, dammi una calmata, dai. Giovanni, cosa c'è, scusa? Oh, uno spettacolo in anteprima mondiale, sto organizzando io. Sono io il manager, col grande comico, artista poliedrico, dal titolo Cabaret, indovinate chi? Sì. Nico Salatino. Io mai sentito, chi è così? Panze! Ci deve far ridere Panza. Questa sì che è da ridere. Ma Giovanni, mi dispiace, io non potrò venirci. Comunque, insomma, andateci voi, qual è il problema? E tu? No, anch'io ho un impegno per stasera con un amico. Diciamo un amico. Che Paolo, anche se fai arrivi dicendo alle Cristiane. Tu non arrangi un 2005. Bello, fatelo fatto tu. Chi te lo dice a te, ma questo ho fatto? Fatelo per affetto, almeno. C'è così, un Cristiane stai male, ha bisogno di un aiuto, non spetta. Pago io. Offro io i soldi del biglietto. Avete bene? Quanto vi devo dare? Non lo so. Non lo so. 30 euro. Vuoi una buona per due? Ah, 30 euro? Sì, sì. A mai stare su spettacolo, però, Non ho niente. Grazie. Social crawla, uno scontro. Dai, zitta. Grazie. E i soldini? Sì, ma è giusto. I biglietti pagano, giustamente. Cosa non bisogna fare per l'arte? Questo diamo a Pustraz Lorda. Sì. Una bolognese è a fare il bagno a pane e pomodoro sulla spiaggia e trova l'amianto nell'acqua. Si rivolge ad un barese e dice: senta, ho trovato l'amianto in acqua. E il barese dice: signora, e ci vedeva anche un capitone dall'acqua.
Buongiorno. Bellissima casa. Panza, ciao, posto. Non mi chiamare Panza, non mi chiamare Panza. Chiamami Salatino. Sala che? Salatino, il mio nome d'arte. Perché? Di che cosa ti occupi adesso? Di cabaret. Ah. Sì, e sai chi è il manager? Il mio manager è tuo padre. Stiamo a posto. Non dire così, che mi sta aiutando in un momento difficile della mia vita. Ho bisogno di reagire, capito? Speriamo che non reagisca al pubblico. No, no. Senti, a proposito, tu stai a Milano. Sì, perché? No, a Milano è il tempio, la culla del cabaret italiano. Così dicono. Ma tu li hai visti gli spettacoli? Come no? Vedi? Oh, allora, mi puoi fare una cosa così? 5 minuti, guarda. Quando mi aiuti a mettere sul mio spettacolo, io sto preparando. Non è che poi te la prendi se non mi piacciono le tue battute. Guarda, io accetto tutte le critiche che esiste. Già. Va bene. Grazie. Allora, senti questa, guarda. Metti qua. Allora, guarda. Nel quartiere Libertà hanno scoperto che il segno zodiacale più diffuso è il toro. Nel quartiere Murat, la bilancia. Alla vicina, le vicinanze della fibronite, il cancro. Oh, bravi, bravi! Allora ci siamo proprio tutti, eh? Ciao, Loris, ma come ti sei vestita stasera? Perché? C'è qualcosa che non va? Ma devi andare in qualche posto? Sì, a teatro. La gente a teatro va sempre vestita in un certo modo. Ho capito. Io, quando c'era il Petruzzelli, andavo vestito sempre in questa maniera. Ah, sì. Adesso ho capito perché l'hanno incendiato il Petruzzelli. Signori, nasce... Oh, Cascione stimatissimo, che amici Baratops ha fatto. Bene. Sono emozionato quando lo vedi, sai, è sempre una bella occasione. Comunque, passate, passate. Pensiamo Ti sei emozionato? Va, certo, sai quante pezzi ho servito? Sì. I concerti e i conti che ho portato. Va, basta. Comunque, passate, pensiamo allo spettacolo. Spettacolo? Sacco, come reg, stiamo aspettando Picciafuoco, ma non la vedo bene. Manco io la vedo bene, però bisogna sempre dare una possibilità di crescita all'artista. Di crescita? Good moment. Ma tu dici che proprio non si salva niente dello spettacolo? Non è che non si salva niente, voi prendete in considerazione situazioni baresi, il personaggio barese, e vabbè, sono cose che andavano bene qualche anno fa. Cioè, adesso bisogna parlare al mondo, bisogna aggiornarsi, insomma, ragazzi. Al mondo? E ci mai dice al mondo, no? Cioè, voi non avete niente da dire al mondo? Dici qualche cosa? Vabbè, allora, parlate tra di voi, che cosa vi devo dire? Io sono di Milano, se non conosco la situazione barese, che me lo vedo a fare lo spettacolo, non è che abbia molto senso. Ha ragione, noi ci parliamo sempre addosso. Questo è il problema. Voi vi compiacete tutto qui. Oh, ragazzi, non è che ho detto che fa schifo lo spettacolo, eh? Non è che... Io sono di Milano, non conoscendo il personaggio, il politico, da ridere non è che mi viene. Però un barese che conosce la situazione può pure piacere, eh? Allora, scusa, si può fare, tanto a Barua, ma non è che non uomo ma ci affaia. Sì, un po' provinciale, però si può fare. Lo faccio in provinciale, basta che si fa. Non ci dici che lo dobbiamo fare. Si può fare. Oh, mi raccomando, te, entusiasmo, ritmo serrato, boom, vai, tranquillo. Grazie, sì. Pare che non lo avevamo fatto chiuso, aspetta. Ma si può fare. Allora, si può fare. I biglietti che abbiamo venduto. Mettiamoci. Dai, Andrea, allora, l'ultimo... Stai gasato, Salatino! Gasatissimo, spazzuccio, fa! Della Madonna! Possiamo cominciare. Là! Oh, come stiamo eleganti, Wagnon, le donne bellissime, vai! Turacciolo, e là! Allora, signori, lo spettacolo sta per cominciare. Lo spettacolo più bello del mondo. Nico Salatino in cabaret. Zavava, vai! Ma, Sachman. Scusate ragazzi, scusate il ritardo. Purtroppo è stata colpa di Pisicchio. Sì. E Pisicchio purtroppo l'ho incontrato, gli ho chiesto un passaggio, sapete che quel papà una decisione, ci vuole la mente cresta. Allora gli ho chiesto, dico, senti Pisicchio, invece mi dai un passaggio, ti prego, accomodati. Dopo che mi sono seduto, dice, che facciamo, andiamo a destra o andiamo a sinistra? Dove devi andare? Dico, devo andare al policlinico. Vabbè, ma andiamo a sinistra o andiamo a destra? Vabbè, ma da dove andiamo? A sinistra o a destra? Oh, Pisicchio, dove usciamo al policlinico? Dove esci? Va? A destra, a sinistra, come vuoi.
Io so certi segreti. Ho già da fare, lo dico, beh, per piacere, sbregamoci. Insomma, me ne sono andato finalmente, ho lasciato Pisicchio da solo. E me ne sono andato a forza, ti faccio prima, a camminare per i viali, policlimato, è tardi. Tac! Chi vado ad incontrare? Chi vai ad incontrare? Michele Emiliano. Oh, tu? Michele Emiliano! Mi dice, dico, senta, mi scusi, signor dottore, mi può dare un passaggio, la prego, vado. Perché a me dice, come si chiama lei? Dico io, Nicola Panza. Cioè, documenti. Ci ho inviato la carta d'identità, gliel'ho data. Si accomodi. Dove deve andare? Dica al policlinico. E che va a fare? Uno spettacolo di cabaret. Questo spettacolo di cabaret da solo o ha dei complici? Dico, scusa, dottore, visto che io in un passaggio sto domandando, c'è l'interrogatorio, stiamo... Che sembra che la battuta sia l'interrogatorio. Vado, insomma, no, la scarcuti che perché me ne vado. Mi sono messo a camminare, Pitta, vuoi che... Chi ti vedo? Chi ti vedo? Marcello Vernola. Oh, come mi vedi? Dico, Marcello, io sono fatto come Anita Ekberg nella Fontana di Trevi. Marcello! Mi dai un passaggio? Allora, ieri ha fatto... Certo, volentieri, però dice non so come fare. Dico come non come fare? Che la macchina? Dice, ma purtroppo mi hanno lasciato da solo. Dice la macchina mi hanno forato tutte e quattro le ruote. Mi hanno lasciato a terra! Aspetta, finisce qua! Una fidanzata ex vecchia! Di macchina dice, ehi! Marcello Vernola a letto, è un portento. Cambia sempre posizione. Bravo, è bravo. Insomma, ragazzi, non finisce qua. No, perché poi, avvilito da tutto questo, mi sono messo in doviale a piedi e te ne vado a fare dei 4,5 km. Chi ti vedo ad arrivare? Gigi Lo Buono. Luigi Lo Buono. Madonna, Gigi è il presidente. Dico, Gigi, sono Nicola Panza. Dici, ti ho conosciuto. Senti, per piacere, Gigi, mi dai un passaggio che devo andare al policlinico, vado di fretta. Dici, come? Ci mancherebbe altro. Dice, andiamo. Dice, dove? È la macchina. Qua macchina e macchina. Io ho il Panfilo. Il Panfilo. Ti accompagno col Panfilo. Ti accompagno col Panfilo. C'è stato un maro policlinico. No, guarda, facciamo una cosa. Ti prometto, perché io abituato in fiera, circondato dal mare, sai, non, mi sono convulso, ma io ti prometto che se vinco le elezioni, nu picchi di mare al policlinico un metro. Quello che ha fatto, quello che ha fatto davvero. Allora dico, vabbè, grazie, dice, allora andiamo. Insomma, dice, sai come guido io? Dico, no, non lo so. Dice, non lo sai? Prego, accomodati, mi fai salire sopra il Panfilo. Beh, che l'ha avviato con Panfilo. Arriviamo sotto il ponte di Quindinosella, lo passa a vela spiegata, adesso va lagato completamente, no? Passiamo il ponte finalmente. Insomma, ragazzi, voi sapete come guida, no? Guida un capolavoro. C'è da fare Schumacher? Schumacher, non ha fatto nemmeno. Come un umat, sapete quel che c'ha la P dietro i vetri? Tale quale io non può! Come un pazzo! Grazie, grazie amici, grazie Tatino! Ciao Salatino! Salatino! Fine della 166esima puntata. No, mo si comincia a ragionare, vero Caponio? Allora, io di scuola ragione, ragiona. Io l'ho detto questa, bello. Ho sbagliato. Ho pianato un tuzzo. Ma non ci siamo. Ma quale ragionare? Ma tu scelgi, io mi siamo d'accordo, che spagati? Addirittura? Sì, addirittura, lasciare. Perdere o lasciare o perdere. Sarà il caldo, è cambiato il clima. Ma qua...
Ma qua quando arrivo il mercoledì io vado in tir, ragazzi, lo dovete sapere, eh? E lunedì stai perché sei freccato della lunedì. Mercoledì. Cacchi, c'entra l'occhio fuori. Come faccio il cacio? Dicono che in un paese di orbi, quello ad un occhio è un paese di orbi, un paese di ciechi. Di Zaccaro, mi ha staccato il servocomando. No, perché sì, sono idiota, l'ho fatto perché lui non mi aspetta. No, l'importante è che lo sa anche, è un'idea. L'importante è sapere. Ma se voi avvisate, noi partecipiamo pure noi. Capito. E qui c'è No, sono gasata a sesto. Ho trovato l'amianto nell'acqua e il barese quel barese